Buonasera, sono Ciro. È il secondo mio appuntamento qui alla Domus col rinnovamento. Come Roberto dico, sono miracolato. Ho incontrato Gesù nella mia vita da imprenditore. Ho lasciato la mia attività, il mio lavoro, tutto ciò che avevo costruito negli anni, una gioielleria di oltre 300 metri quadri con 8 dipendenti, quindi proprio una piccola azienda. Ho lasciato tutto perché sono miracolato, ho incontrato Gesù nella mia vita, me ne sono innamorato. Non vi racconto tutti gli episodi, ma 2 anni fa ero qui, il giorno dopo che ero stato nominato parroco al Sacro Cuore di Marigliano, lì nella diocesi di Nola. Trovo il gruppo del rinnovamento, io ho un'esperienza carismatica pregressa, però mai nel rinnovamento. E incontro queste persone qualche giorno prima della partenza, erano 13-14 persone che facevano parte del rinnovamento, ed erano lì in una saletta messi in disparte. Questa cosa mi infastidiva molto, e questo lo dico a voi parroci, a voi sacerdoti: non mettete mai in seconda fila, in secondo pensiero la presenza dello Spirito della parrocchia. Chiedemmo e pregammo nell'aula liturgica. Da 2 anni, con tutto il problema del Covid che c'è stato e quant'altro, siamo arrivati ad essere un gruppo di 80-90 persone. Gloria di Dio, dono straordinario dello Spirito che stiamo vivendo all'interno di quella comunità. Tanti doni, tante grazie, tanta presenza. Sono in un quartiere un po' difficile, dove l'ex 219, gli ex terremotati napoletani, quindi camorra, prostituzione, droga, ragazzi che sono allo sbando, che cercano una parola di conforto, cercano un padre. Si parlava questi giorni della mancanza della figura paterna. È così. I ragazzi poi, quando incontrano realmente qualcuno con cui potersi confrontare e poter condividere le loro sventure, lo fanno, ci sono. Passo le mie giornate dalla mattina alla sera, ma non senza nessun volermi autocelebrare, ascoltando le persone, confessando, facendo tanta direzione spirituale. E non ho mai un attimo libero, mai un attimo libero. Chiese aperte, chiesa che va verso l'uomo, l'umanità. Quando diciamo e parliamo della carne di Cristo, io posso dire che ho incontrato la carne macinata di Cristo. Tossicodipendenti, camorristi, di tutto di più, Salvatore. Dico sono un miracolato perché nella mia vita esiste Lui, Gesù. Mi concretizza e mi realizza giorno dopo giorno i miracoli nella mia parrocchia, nella mia vita, nella mia esistenza, attraverso vario modo, attraverso varie situazioni. Io non posso che ringraziare sia il mio essere stato qui 2 anni fa con il rinnovamento, perché me ne sono innamorato. Io sono innamorato del rinnovamento. Sono con loro ogni martedì sera e lo faccio con piacere, veramente è la mia famiglia, nonostante non abbia mai messo al di fuori tutte le altre realtà che sono all'interno della parrocchia, Azione Cattolica e tutte le altre spiritualità. Devo tanto al rinnovamento perché è diventata una grande famiglia, dove ci troviamo insieme, preghiamo insieme, condividiamo, supportiamo, sopportiamo. Abbiamo vissuto questo periodo di Covid dovendo sostenere 400 famiglie al mese, preoccuparci di procurare il cibo per 400 famiglie. Non vi nascondo che quando dinanzi alle esigenze di papà, di mamme che mi chiamavano il Don Ciro, ci siamo gli omogenizzati. Ma vi dico, vi assicuro, non è poesia, io guardavo il crocifisso e dico: ma io dove li prendo questi omogenizzati? Salvatore, dopo 2 giorni, un camioncino di omogenizzati in chiesa, in parrocchia. Allora gloria a Dio, perché con la preghiera dei miei confratelli del rinnovamento, con il gruppo del rinnovamento, condividiamo le difficoltà, le mettiamo dinanzi al Signore. Il Signore realizza sempre tutto. Allora la mia testimonianza qui stasera è: mi sento in famiglia, come diceva prima l'altro confratello. È una famiglia, una grande famiglia, è bellissimo, è straordinario essere insieme, condividere, aiutarci in questo percorso a volte così difficile, dove ci sentiamo messi da parte, un po' esclusi anche un po' dai nostri vescovi che sono impegnati in mille problematiche, in mille situazioni. Dovremmo fare più unità tra di noi, dovremmo avere più il coraggio di incontrarci, stare insieme, mangiare una pizza, condividere anche delle sofferenze, dei dolori, ne abbiamo bisogno.
Abbiamo bisogno di condividere l'umanità, la nostra umanità, che è debole, fragile, è caduca per certi aspetti, ma è un'umanità innamorata del Cristo. Grazie. Tu sei benedetto, tu sei.